Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Gabri. Oggi parlerò con voi di quella volta in cui ho rischiato, davvero, di prendermi il coronavirus, ragazzi. Esatto, questa qua sarà una nuova serie dove farò un story time mentre gioco, tipo come fa FamiJ, tipo come fanno tanti altri. Ora, avete presente quando si esce con gli amici? Cioè, quando d'estate si esce sempre con gli amici e tutto. E quest'anno io tipo sono uscita con gli amici d'estate in bici, come faccio anche tanti altri anni. Dopo qualche ora mi inizio a sentire accaldato. È tutto normale per me, perché io la sera sono sempre accaldato. E dopo aver mangiato pure qualcosa, un gelato, siamo tornati. Ci siamo fatti un altro giro, dopo vari giri, quindi io mi sono iniziato a sentire male, ma non proprio male nel senso proprio Covid. Mi sentivo male nel senso che tornai alle 6, che per me era molto strano. E tipo mi sentivo mezzo morto, cioè, perché poi i miei amici, io dissi toccate la fronte perché ero molto calda. E gli dissi toccate, allora dissero vabbè, meglio se torni a casa che qua c'è qualcosa. Torno a casa, mi faccio una doccia calda e mi sento già meglio. Poi vado a mangiare, non ho più la fame, ragazzi, vi giuro. Avevo una fame prima di tornare a casa e poi dopo non ho più la fame di prima. Inizio a preoccuparmi davvero tantissimo. Dopo essermi preoccupato tantissimo, dopo aver mangiato, ma mangiato manco una fetta di pane, c'era la mozzarella, ma non mi sentivo di mangiarla, cioè mi sentivo davvero male. E allora mi metto sul letto e inizio a lamentarmi di questi dolori, tipo mal di pancia, avevo mal di testa forte e mi sono fatto autogol. Prego, broda. You're welcome. E quindi là inizio a preoccuparmi ancora di più. Ho detto mille volte preoccuparmi, ma non fa niente. No, pensavo che mi aveva regalato un gol. Poi mia madre mi fa una camomilla, allora decido di prenderla. Vabbè, tutto normale, fino a qui. Dopo aver bevuto la camomilla vado in bagno, vado a cacare due bombe. Cioè, non cacare, perché non c'avevo nemmeno lo stimolo, però mi veniva da vomitare tantissimo. Allora decisi di andare a letto. Prima di andare a letto vidi le sintomi collegati al Covid, e tra cui c'era il mal di testa, la perdita del gusto e cose varie. Allora là inizia l'infarto, perché da là, da quel momento in poi, inizio a preoccuparmi per davvero. E morto dall'ansia, inizio a non respirare quasi più, ragazzi, non respirare quasi più. Mi misuro la febbre e c'ho 36, ma mi sentivo più accaldato di un 36 normalissimo. Allora il giorno dopo, lunedì, allora mi metto davanti alla televisione con un cuscino in mano, non chiedetemi perché, e mi sentivo meglio a guardare FamiJ, video di Rocket League, e mi sentivo meglio. Quindi da lì ho detto vabbè, ma non è che è passato. Invece no, mi inizio a sentire di nuovo male cane. Proprio, avete presente quando c'è quando si ha quell'ansia incredibile che non si riesce nemmeno a respirare? Mi sono fatto un altro autogol. Proprio in quel modo, ragazzi, proprio quel dolore, quella paura di avere il Covid. È così che ho rischiato, ho pensato di avere il Covid. Questo titolo, sul titolo ci sarà scritto rischiato, perché ovviamente deve essere clickbait. So che è inutile giocare sta partita, zio. Poi inizio a giocare alla PS4. Ma che schifo, perché non entro mai? Inizio a giocare alla PS4, un po' mi faccio due partite, dico vabbè, e così via. E non sento più quell'ansia incredibile, perché ragazzi, i videogiochi vi fanno passare il tempo senza pensare a niente. E automaticamente iniziavo a respirare automaticamente, proprio così. No, perché con questo fatto, un pieno d'ansia, pensavo di non riuscire a respirare se non respiravo manualmente. E quindi lì mi sentivo male, ma male male. E così è successo, raga. È finito così la storia, cioè. No, mi sono ripreso con i muscoli e con tutto, non sono più uscito, anche perché poi era settembre, erano i primi giorni di settembre, fra poco cominciava la scuola, quindi ho ripreso a studiare e niente,
ho aspettato e ho sperato che non ero positivo, perché poi il mio resto della famiglia era negativa perché avevano incontrato dei positivi e fatto il tampone, tutti negativi. Quindi io adesso non so ancora niente, non so se sono né positivo né negativo, il tampone non l'ho fatto, lo farò solo in qualche caso di emergenza. Intanto voi, se volete, potete supportarmi con un bel like e ditemi se vi piace questa serie dello story time, perché se vi piace posso raccontarvi altre delle mie sventure. Evviva! E niente, vi lascio questa partita, così boh, vi lascio questa partita che editerò tutta quanta, così sarà più bella da vedere, cioè metterò solamente funny moments. E niente, Madonna Santa!